Buongiorno a tutti signori e miei, ben ritrovati qui sul canale Kertostar. Oggi siamo di nuovo qui in una semplice puntata di Parliamo un po' assieme, perché oggi mi è venuta in mente una cosa di cui volevo parlarvi, che riguarda un po' il mondo dei videogiochi in generale, ma che si potrebbe dire che mi è venuta in mente pensando al nostro caro buon vecchio Fire Emblem Heroes. Anche se in realtà appunto è un discorso molto più vasto che rispetto al semplice solo Fire Emblem. E quello che volevo chiedervi e parlarvi un po' oggi riguarda, diciamo, la longevità di un gioco online. Come ben sappiamo, oggi vi parlerò di Fire Emblem Heroes, ma penso che il paragone con tutti i suoi simili a livello di strutture, ovvero di videogioco con costanti aggiornamenti e una necessaria necessario bisogno di costanti contenuti per tenere il giocatore attaccato allo schermo, se volessimo dirla così. Ognuno di loro ha il problema che, appunto, se non ci sono nuovi contenuti a tenere il giocatore vivo sul gioco, praticamente il gioco va a morire, nel senso va a calare di numero di giocatori e va a calare di passione da parte dei giocatori che lo abitano e così via. E quindi cos'è che succede? Succede che gli sviluppatori aggiungono sempre nuove cose. Però il problema qual è? Che quando tu aggiungi una cosa che deve essere nuova, non puoi farla troppo simile a quella precedente, perché altrimenti rischi che appunto il giocatore dice: scusa, ma questa cosa qui è uguale all'altra, perché me l'hai messa adesso? Tanto c'è già l'altra cosa che fa la stessa identica cosa. E appunto, cos'è che succede? Succede che gli sviluppatori e loro vanno ad aggiungere cose sempre più forti. Quella cosa dello scorso aggiornamento fa 1 più 2. Benissimo, questa qui nuova allora farà 1 più 3, oppure 2 più 2. Comunque, nel senso, fa più cose di quella precedente. E il che di base uno dovrebbe dire: ok, sì, ci sta, non è un problema. Ma il problema dov'è che sorge? Cioè, quando è che sorge invece il problema? Tanto povera popolana è andata un po' col paese, perché nel parlare di una cosa e l'altra mi sono un attimo distratto. Dov'è che sorge il problema di queste cose? Il problema sorge semplicemente al momento in cui devi aggiungere delle cose che sono sempre, sempre, sempre più forti. Perché arrivi al punto dove qualsiasi cosa che metti dovrà per forza essere più forte di quella precedente, quindi sarà fin troppo forte e quindi nuocerà alla salute del gioco. E di conseguenza cos'è che succede? Succede, per esempio, in Fire Emblem Heroes adesso dove siamo arrivati? Siamo arrivati al punto che tu, per il semplice fatto che hai iniziato il combattimento, o comunque per il fatto che ti trovi su un determinato terreno, o per il semplice fatto che esisti e impugni un'arma che non è comune, anche se in realtà ormai anche le armi comuni sono più forti di certe armi speciali, comunque per il semplice fatto che impugni un'arma di una versione più avanzata del tuo avversario, tu vinci. E non potete dirmi di no, perché basti vedere l'esempio lampante delle ultime unità, per esempio dei pacchetti ninja o dei pacchetti di Natale, dell'anno nuovo. Cioè, signori miei, siamo arrivati a un punto
dove c'è un'unità che può letteralmente softlockarti all'interno delle mappe se non hai abbastanza statistiche. Quindi, cioè, parliamo di quello, non parliamo di cose troppo semplici come fa tanto danno. E quindi io vorrei anche chiedervi a voi, ci sono dei giochi che magari voi giocate tutti i giorni da un po' di tempo, o anche proprio non tutti i giorni, ma che comunque vivete quel gioco da un bel po' di tempo e avete anche voi proprio notato il fatto che devo aggiungere sempre più cose forti, sempre più forti, e che sovrastino qualsiasi cosa? Perché appunto io prima non scherzavo, la nuova Seidr dell'aggiornamento dell'anno nuovo di Fire Emblem Heroes ha letteralmente il potere di impedirti di giocare se si trova davanti delle unità che non hanno una certa statistica abbastanza alta. Quindi non parliamo di vabbè, è un'unità molto forte, fa tanto danno, ma se la sfiori esplode. Parliamo proprio di un'unità che dice se ho voglia ti faccio giocare a un gioco, se non ho voglia non ti faccio giocare al gioco. E parliamone, per un videogioco il fatto che ci siano dei personaggi che impediscano al giocatore di giocare al videogioco mi sembra un po' esagerato, ecco, mi sembra un pochino troppo, se devo essere sincero, un pochino fuori da quello che dovrebbe essere l'idea del gioco. Perché personalmente io, se avessi un mio videogioco, non aggiungerei mai un qualcosa che impedisce al giocatore di giocare proprio a tal punto. È uno strategico, va bene, ma è un po' come se io decidessi che su Call of Duty aggiungo un'arma con l'aimbot. Cioè, capite che porterebbe un estremo svantaggio a chi non ce l'ha. E mettete conto che io metta quell'arma dietro a un 3% che te lo garantisce dopo 40 tentativi solo se hai un bonus a pagamento. Cioè, capite? E non è che io mi lamenti della tessera FE, perché la tessera FE posso anche capirla, è al posto del pass battaglia io ti metto la tessera FE che ti dà questi vantaggi. Detto sinceramente, mi sembra quasi più bella la tessera FE che certi pass battaglia che ho visto in certi giochi, perché senza far nomi, ma ci sono certi giochi che ti chiedono 100 euro per un pass battaglia di 3 giorni. E non sto esagerando. E quindi, da quel punto di vista, non vedo il problema della TSF, però vedo il problema appunto di personaggi. Cioè, il gioco è nato con l'idea di dire: prendo tutti i personaggi della saga e li metto assieme. E mamma mia, se questa idea è bellissima, ok? E è veramente un'idea fantasmagorica, perché prendere tutti i personaggi di Fire Emblem Heroes e metterli assieme penso fosse l'idea di marketing più geniale di tutto il pianeta. Però nel momento stesso in cui arrivi appunto a fare un personaggio che, porca miseria, fa 99 di danno semplicemente per il fatto che ti ha attaccato, diciamo che lui mi ha reso un po' triste la cosa. Ovviamente con certe combo, non di base, però la cosa mi rende sempre triste comunque. Quindi, signori miei, io vi ringrazio per essere stati qui con me e voglio appunto chiedervi: cosa ne pensate della situazione dei videogiochi che aggiungono cose troppo forti semplicemente perché devono continuare ad aggiornare il gioco? Preferireste un qualcosa di diverso? Vi va bene così? Siete felici? Sperate che continui in questa direzione? Ditemelo voi. Io vi invito solo a lasciare appunto un commentino qua sotto, un mi piace se il video vi è piaciuto, e
niente, noi ci becchiamo la prossima volta. Ciao!